La salma di Bruno è arrivata nel pomeriggio a casa, a Legnano, in provincia di Milano, dove viveva con la moglie Martina e i due figli, Alessandro e Aria. L'intera comunità è vicino alla famiglia in questo momento di difficoltà. I funerali verranno celebrati giovedì alle 14:30 presso la Basilica di San Magno, qui di fronte. E niente, la camera ardente rimarrà aperta questi due giorni, cioè da oggi, mercoledì e giovedì, e abbiamo proclamato appunto il lutto cittadino. Bruno Gulotta aveva 35 anni e giovedì si trovava a Barcellona in vacanza con la famiglia, come anche Luca Russo, 25 anni, di Bassano del Grappa, i cui funerali si terranno venerdì alle 16 nella chiesa di San Francesco. La camera ardente giovedì in municipio, mentre sempre giovedì, ma in serata, la cittadinanza ha organizzato una fiaccolata in ricordo di questa giovane vittima del terrorismo. Intanto in Spagna la polizia, sirene spiegate, trasporta gli unici 4 terroristi ancora vivi arrestati dopo la strage sulla Rambla di Barcellona. Ad aspettarli in tribunale oggi a Madrid un giudice pronto a tirar fuori informazioni utili a capire la grandezza e la potenza della cellula jihadista di Ripoll. Il primo ad essere interrogato è Mohamed Olik Mlal, 21 anni, marocchino, arrestato dopo l'esplosione del covo di Alcanar, nella quale è rimasto ferito. Per il momento è l'unico che collabora, ha confessato che il primo obiettivo del gruppo era di colpire con un grande attentato la Sagrada Famiglia, confermando un piano di attacco molto più grande di quello che alla fine sono riusciti a mettere in atto. Gli altri 3 detenuti saranno ascoltati dopo di lui. Si tratta del titolare del passaporto trovato nel furgone della morte di Barcellona, del proprietario dell'auto usata per l'attacco di Cambrils e del gestore del negozio di Ripoll, utilizzato probabilmente come base per avere contatti con il califfato.